Dottor Ferretti, Stefania Guerra di Europa News. È un piacere conoscerla di persona. E questo è il mio operatore, Roberto. Buongiorno. Scusi il ritardo, è cominciata da molto. 10 minuti, prego, faccio strada. Grazie. Guarda, faccio dai, le riprese da qui, poi mi sposto lì. Ok, grazie. Roberto. Quello resta? Sì. Il capitano degli azzurri, un vero stratega. Sa scegliere le persone giuste e amministrarle al meglio. Alla guida dei rossi invece c'è Dossi. Non si ferma davanti a niente. L'ho sentito dire, si sta facendo strada in fretta. D'Amato, l'architetto dei rossi. Il braccio destro di Restra, De Pasquale. Buccione è poco atletico, però ha la grinta di un mastino. Allora, cosa ne pensi? Oh, originale, è la prima cosa che mi viene in mente. Ragazzi, forza ragazzi, uniti! Uniti, siamo una forza! Non potremo che vincere, perché la verità è dalla nostra parte. Quelli vi sembrano degli avversari, sono una banda di falliti! Dobbiamo vincere, siamo una forza! Vinta! Vinta! Mi aspettavo più pubblico, però. Ma sa, oggi guardano tutto in TV. Monti, giornalista locale. Il figlio dell'avvocato Zanetti. Laurea alla Bocconi, 2 master in economia. Una carta vincente. Ma ahimè, le donne sono la sua debolezza. Quello è Poggi, professore universitario di rara solidità ed esperienza. E la signora è Marta Verdecchi, quota rosa dei Rossi, tipa tosta, lavora nei servizi sociali. Fortis, imprenditore dal cervello fine. Purtroppo non sa tenere a freno la lingua. Caro Resta, non ti piacerà fare la maggioranza, credimi. Non ci contare troppo, Dossi. Per la seconda volta consecutiva, il comune di Castelvecchio Tanaro assegna con una partita di calcetto la carica di sindaco e decide anche la relativa giunta comunale. Dottor Ferretti, lei e la sua giunta siete stati l'ultima amministrazione a venire eletti in modo tradizionale e vi siete fatti promotori di questa particolarissima iniziativa. Ma da dove è scaturita l'idea che ha anche suscitato l'interesse e la curiosità della comunità europea? E qui a Castelvecchio abbiamo sempre avuto problemi di parità e seggi e la situazione non è mai stata facile. Per cui per decretare i vincitori abbiamo deciso di utilizzare un sistema netto, sicuro e con delle regole che conoscessero tutti. Al massimo si arriva ai rigori. Ma non ritiene che sia un metodo troppo semplicistico, poco serio per decidere a chi affidare l'amministrazione di un comune per ben 5 anni? Perché secondo lei ancora qualcuno crede nelle elezioni?